Eccoci, vediamo un po'. Ecco, siamo in diretta. Non so se sono in ritardo, forse un po' sì. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao su Facebook e su Instagram. Ciao ragazzi, allora, siete tutti pronti? Siete pronti a riprendere la lezione dell'altra volta? Sì, perché vi ricordate che abbiamo provato a fare insieme la routine della sera. Ciao! Ciao, ciao, ciao Sara, ciao Sauro, ciao, buonasera a tutti. Beh, vi dicevo, ben arrivati e stasera vorrei portare avanti l'argomento che abbiamo trattato l'altra volta, ossia parlare di quella che è la routine della sera. Beh, sì. Perché ci dobbiamo abituare, dobbiamo far sì che dei piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini possano consentirci di prenderci cura dei nostri denti, della nostra bocca, della nostra salute a 360 gradi, senza fare fatica. Quindi fare in modo ogni volta di aggiungere un piccolo pezzettino. E l'altra volta, nella prima parte di questa diretta, abbiamo affrontato un po' di argomenti che vi riassumo molto brevemente. E comunque, se siete curiosi, potete andare a rivedere la diretta numero 74, che è quella precedente. Bene, di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo detto che ci siamo posti un pochino di domande, ci siamo un po' confrontati come di consueto. Intanto ciao a tutti quelli che stanno continuando ad entrare, sia su Facebook che su Instagram. Ciao a tutti. Allora, vi siete preparati lo specchio come avevamo detto l'altra volta? Specchio, specchio delle nostre brame, per imparare a guardarci, a osservare i nostri denti. Ed è la cosa che io dico sempre ai miei pazienti, e chi c'è, vedo un po' di cuoricini, quelli che sono i miei pazienti sanno che sono un po' fissata su questo argomento. Perché sono fissata? Perché è strano come noi facciamo con grande attenzione, eseguiamo con grande attenzione tante cose, per esempio, non potremo mai disegnare, fare un disegno, colorare un disegno guardando da un'altra parte. Non potremo banalmente tagliarci le unghie guardando da un'altra parte o girando per casa. E invece lavarci i denti, sì, lo facciamo. E come vi dicevo l'altra volta, c'è chi gira per casa lavandosi i denti, c'è chi guarda la televisione, chi fa altre cose, chi fa la doccia. E lo so che ci siete, che vi state nascondendo, ma ci siete. E quindi questa cosa qui invece non va fatta. Perché? Semplicemente perché se io mi dedico 2, 3 minuti al massimo ai miei denti ed applico la metodica di spazzolamento corretta, ecco che diventa tutto più semplice, ma soprattutto capisco come sono fatti i miei denti, capisco come è fatta la mia bocca e quindi posso meglio riuscire a ovviare alle varie difficoltà. Quindi abbiamo detto, prima cosa, ciao, 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 ciao a tutti. Allora, prima cosa abbiamo detto specchio, prendere uno specchio come questo, uno specchio piccolo. Ok, che ci consenta di poterci osservare da vicino. Per noi donne è semplice perché siamo abituate quando per esempio, ci trucchiamo le ciglia a stare molto vicino per osservare ciò che stiamo facendo. Per i maschietti, magari quando si fanno la barba, bisogna osservare ciò che facciamo. Quindi abbiamo detto, prima regola, guardarsi allo specchio. Seconda domanda che ci siamo posti, ma dopo quanto tempo dobbiamo... Ciao, buonasera, buonasera, la nostra Rossana. L'altra volta ti ho fatto fare un applauso virtuale, quindi ci sono stati tutti i cuoricini per applaudire al coraggio di Rossana. Non so se stasera riusciremo a replicare, chissà. Allora, Rossana e tutti gli altri che mi stanno seguendo, mi raccomando, armatevi di... Prendete il telefonino, andate in bagno, vi chiudete in bagno, vi mettete davanti allo specchio e prendete il vostro spazzolino da denti. L'altra volta vi ho spiegato un po' quelle che sono le caratteristiche di uno spazzolino tipo, o quantomeno dello spazzolino che consiglio io, che è questo. Questo è uno spazzolino estremamente semplice. Chi vuole poi nei commenti può trovare anche diciamo, il numero e la marca di questo spazzolino che a me piace tantissimo e che uso da secoli. Ma questo è uno spazzolino estremamente semplice ed estremamente funzionale, perché molto spesso, come dicevamo l'altra volta, siamo un po' portati ad andare magari nella grande distribuzione e ti appare quella parete immensa. A chi è successo?
di trovarsi di fronte a questa parete immensa con un milione di spazzolini. Tu dici, quale prendo? Boh, quello con i luccichini, quello con i pezzi di plastica, quello che ti invoglia di più e che cattura la tua attenzione. Ebbene, no, bisognerebbe proprio scegliere lo spazzolino sulla base di alcune caratteristiche particolari. Ciao, 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 ciao! Chissà se c'è qualche amichetto piccolo, chissà, vediamo, vediamo un po'. Grazie dei cuoricini, così mi fate compagnia. Benissimo. Allora, ragazzi, siete andati in bagno? In bagno, chiudetevi dentro oppure portate dentro anche familiari, mariti, bambini, eccetera, e vi mettete davanti allo specchio. Prendete il vostro spazzolino. Abbiamo detto l'altra volta osservare, non so se ci sono le stesse persone, però osservare lo spazzolino. Abbiamo detto che lo spazzolino ideale è quello che ha questa fila centrale con le setole leggermente più lunghe, che ci consente quando lo appoggiamo e ci facciamo aiutare dalla nostra amica. Anzi, questo è un pezzettino di bocca, non vi spaventate, io lo so che ha tutti dei reperti che fanno un pochino paura, però quando noi guardiamo la bocca e guardiamo i nostri denti, osserviamoli. Quindi mettetevi davanti allo specchio, osservate i vostri denti. E una cosa, un esercizio che abbiamo fatto in un'altra diretta, che secondo me è stato molto molto interessante, è vedere dov'è l'ultimo dente. Dov'è l'ultimo dente? Può essere a livello del quinto, del sesto, dell'ottavo, perché? Se io so dov'è l'ultimo dente, per esempio ho il dente del giudizio, arrivo a spazzolare fino a laggiù. Se io non mi guardo allo specchio e non ho idea neanche di quanti denti ho, di come sono posizionati, se ci sono delle recessioni gengivali, se ci sono delle irregolarità, inevitabilmente mi spazzolerò a caso. E questo comporta, come abbiamo visto in tante dirette, comporta il fatto che poi in realtà possiamo sviluppare, nonostante ci spazzoliamo tanto i denti, possiamo comunque sviluppare malattia parodontale, infiammazione gengivale, ciao ragazzi! Piuttosto che carie, eccetera. E uno dice, ma com'è possibile? Io mi spazzolo? Quante volte al giorno vi spazzolate? Ciao Elisabetta, ciao, un bacino. Ci sono dei fan veramente tosti, dei fan veramente tosti. Allora, ditemi un pochino, più o meno quante volte ognuno di voi è abituato a lavarsi i denti? Una, due, tre. Nessuna, nessuna, no, nessuna, spero non esista nessuna, ma uno, due, tre. Tranquillo, o anche di più. Provate un pochino a scrivermi, così almeno mi rendo un po' conto. Allora vi dicevo, il fatto di guardarsi allo specchio, vicini, 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 osservare quanti denti abbiamo, se sono inclinati, se ci sono delle recessioni gengivali come queste che vi ho disegnato in questo modello che abbiamo utilizzato in un'altra diretta, ecco che è importante per capire come posizionare lo spazzolino. Ma questo spazzolino come va posizionato? E adesso ve lo dico, ditemi chi è davanti allo specchio, chi ha lo spazzolino in mano, quindi segnate io ci sono, eh? Provate a mettere io ci sono, così almeno possiamo vedere insieme passo passo qual è la metodica di spazzolamento più corretta. Perché ragazzi, tutti ci spazzoliamo i denti, ma vi posso giurare che la stragrande maggioranza di noi si spazzola a caso. O comunque nel corso del tempo ha perso quella che è la metodica giusta e corretta di spazzolamento. Va bene? Quindi vediamo un po', scrivetemi, io ci sono, così almeno so che siete con lo spazzolino in mano e possiamo vedere insieme come fare. Allora, lo spazzolino come va posizionato? Va posizionato in questo modo, inclinato rispetto alla superficie del dente. Mi sembra che si veda bene, giusto? Ditemi un po' se riuscite a vedere. Si dice di inclinarlo circa a 45 gradi rispetto alla superficie del dente. E che cosa vuol dire 45 gradi? Vuol dire inclinarlo leggermente in modo tale, ve lo faccio vedere, da far sì che le setole, quelle più lunghe, per questo che è così importante questo spazzolino, e che non abbia la fila, la superficie. Noi ci siamo, perfetto! E siamo in tre, benissimo ragazzi! Fantastico, allora, grande Rossana con penso le sue due bambine. Ciao Beppe, benissimo ragazzi. Allora, tutti con lo spazzolino in mano, pronti? Spazzolino in mano e specchio, state vicino allo specchio. Abbiamo detto lo spazzolino, possibilmente questo con le setole centrali leggermente più lunghe. Mi raccomando, ragazzi, se vedete che le setole si piegano così,
Osservate adesso, o adesso, prendete il telefono e andate in bagno e osservate il vostro spazzolino. Se il vostro spazzolino ha le setole un pochino deformate, un po' piegate, si prende e si butta via e lo andate a ricomprare. Perché uno spazzolino con le setole piegate, noi non riusciamo a controllarlo. Quindi che cosa succede? Che pensiamo di fare un buon lavoro, di spazzolarci bene i denti, in realtà se le setole sono piegate, noi abbiamo un controllo, abbiamo assolutamente un non controllo dello spazzolino, per cui le setole possono andare a ledere, a tagliare o a danneggiare la gengiva, che può andare incontro a recessione. Queste recessioni che vi ho segnato qui sono proprio quelle che succedono ai pazienti troppo energici. Quindi un paziente vigoroso, e ditemi un po' chi è che... Beppe, un maestro dello spazzolamento, non so, vediamo, forse in un'altra vita, ma sì, top di gamma Beppe, anche se ci sono io che ti butto via tutti gli spazzolini, però va bene. Allora ragazzi, quindi, spazzolino alla mano, abbiamo detto, si appoggia rispetto alla superficie del dente a 45 gradi, guardate questo, raga, non fate questo movimento. Allora io vi dico che cosa normalmente viene fatto. Uno, usare tantissima forza, perché ci dà la sensazione, ditemi chi è di voi che è energico quando si spazzola i denti. Ah Sara, perfetto, si vede bene. Chi è che è energico quando si spazzola i denti? Chi di voi? Vi do una percentuale, di solito l'80-90% delle persone, Beppe gioca facile, grande Elisabetta. Allora, l'80-90% delle persone, è fantastica questa cosa, ormai siamo diventati una grande famiglia, è bellissimo, ci conosciamo tutti, interagiamo, interagite pure, fate domande, perché io sono a vostra disposizione, ciao Valentina, sono a vostra disposizione proprio per cercare di aiutarvi, di mettere appunto a vostra disposizione la mia, quel poco che so. Allora, spazzolino alla mano ragazzi, spazzolino alla mano, appoggiare lo spazzolino e non, vi prego, non usate forza. Vi dicevo, tantissime persone, la stragrande maggioranza delle persone tende a usare una grande forza perché pensa di essere così più efficace nella rimozione della placca batterica. Vi ricordo che l'abbiamo detto in tante puntate, ma io ve lo ricordo lo stesso, più si ripetono i messaggi e prima riusciamo ad imparare e più riusciamo a modificare le nostre abitudini. Quello che noi vogliamo rimuovere, il nostro nemico numero uno, è la placca batterica. La placca batterica è formata da tre ingredienti che in bocca ci sono sempre e sono la saliva, i residui di cibo e i batteri. Ma questi tre ingredienti formano un biofilm molto molle che si toglie con grande, grande facilità. Quindi non usate forza. Vi ho fatto un video che potete andare a trovare sia sulla pagina Facebook che su Instagram di me che con la scopa vi dimostro che nessuno di noi in realtà, se ragiona, gli viene di spazzolare, per esempio di spazzare per terra premendo con la scopa forte forte e schiacciandola. Ditemi chi di voi, uomini e donne che mi state seguendo, quando spazzate spiaccicate la scopa per terra, ma nessuno lo fa. Perché vediamo, osserviamo le setole, guardatemi, le setole che si piegano. Ma è la stessa cosa che succede sui denti. Se io, anziché accarezzare la superficie del dente con dei piccoli movimenti vibratori, inserendo le setole a 45 gradi, in modo da fare piccoli movimenti vibratori, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non più di due denti per volta, disgrego e asporto. Questo è semplicissimo e se voi ci pensate è proprio quello che ognuno di noi può fare. Quindi vi guardate allo specchio, appoggiate lo spazzolino a 45 gradi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimenti vibratori e 1, 2, 3. Provate un pochino e ditemi se vi risulta difficile, lo rivediamo anche nelle altre zone. Ricordatevi quello che abbiamo detto l'altra volta, quanto dentifricio si usa? Poco, grande, un pezzettino, anzi ve lo faccio vedere, ho un dentifricio fighissimo, no, forse non ve lo faccio vedere perché è chiuso. Ho un dentifricio nero, che credo che io non utilizzerò mai nella mia esistenza, però forse per la diretta si vede bene, quindi vi faccio vedere e memorizzate quanto dentifricio, aspettate, deve essere utilizzato. Allora,
Questa è, vi faccio la quantità giusta, ok? Così lo vedete, così grande come un cecio, va bene? Cecio da mangiare, questa è la quantità. Non fate questo. Io sono cresciuta con questa immagine. Vi ricordate quando eravamo piccoli che c'era il dentifricio di una nota marca che appunto faceva vedere queste strisciate pazzesche? Quindi quello non si fa. Adesso mi è rimasto lo spazzolino sporco, scusatemi, spazzolino nero. Allora, quindi abbiamo detto, si appoggia lo spazzolino, provate adesso che siamo qui davanti al telefono, prendete il vostro spazzolino e provate, appoggiate le setole a 45 gradi rispetto alla superficie del dente. Perché questa cosa strana? Perché io ho bisogno che le setole possano penetrare qui tra dente e gengiva, perché è lì che i batteri aderiscono alla superficie del dente e se non vengono rimossi vanno sotto gengiva, stimolando una recessione gengivale, stimolando infiammazione gengivale, stimolando tra un dente e l'altro carie che tra un dente e l'altro prendono ben due denti. Quindi questa cosa qui noi la vogliamo evitare, giusto? Io penso di sì. Quindi, visto che ci sono anche le bambine di Rossana, mi raccomando, appoggiate, non fate un movimento ampio. Sapete che io sono una camperista, noi siamo camperisti e quindi giriamo, quando si poteva, giravamo il mondo con il camper e quindi mi divertivo a osservare le persone che nei campeggi lavavano i denti. Una roba, non ce n'è mai stato uno che si lavava i denti nel modo corretto. La stragrande maggioranza, grandissima forza, grandissima energia, senza osservare ciò che si fa. Quindi, parte esterna, abbiamo visto, mi appoggio, inclino. È vero, col Colgate a strisce, esatto, è verissimo, ci hanno bombardato e ci hanno anche insegnato, abbiamo appreso che bisognava utilizzare tantissimo dentifricio, in realtà non è così, perché il dentifricio è un sapone, quindi sapete che contiene i tensioattivi, c'è una puntata dedicata ai dentifrici, vi ripeto sempre, utilizzate, sfruttate al meglio queste dirette che sono tutte informazioni gratuite che metto a disposizione di tutti. Se voi andate nella sezione video, appunto sulla pagina Facebook Studio Dentistico Francesca Romanardelli, dove mi state seguendo adesso, andate nella sezione video, si apriranno tutte le dirette, basta che voi guardiate i titoli e magari trovate quella che vi può interessare. Tutte info gratuite. Poi tra pochissimo creerò un gruppo chiuso dove all'interno di questo faremo delle dirette un pochino più particolari con degli ospiti particolari, quindi ci saranno dei contenuti fighissimi che dovrete assolutamente seguire, perlomeno ve lo consiglio e vi invito a farlo. Allora ragazzi, quindi parte esterna abbiamo capito? Ripeto, ci appoggiamo e facciamo questa leggera vibrazione di sgrego e asporto. E la parte interna? Parte interna, stesso discorso, vi faccio sempre vedere questa bocca che è bruttissima, io lo so, però rende bene l'idea, anche perché è bella grande. Nella parte interna il concetto è lo stesso, quindi vediamo se riesco a farvi vedere bene. Sempre le setole angolate a 45 gradi e quello che vedete qui adesso nell'immagine sul telefono è proprio quello che dovete riuscire a vedere voi nella vostra bocca, aprendo bene la bocca e osservandovi allo specchio. Quindi dovrete vedere questo, andando a cercare, vi ricordate? L'ultimo dente, vi guardate allo specchio e andate a cercare l'ultimissimo dente. Ovviamente avrete lo spazzolino messo in questa posizione, però io adesso mi posiziono così, altrimenti non riuscite a vedere. Sempre 45 gradi tra dente e gengiva, perché? A me non interessa tanto pulire qui, se io poi, vedete? Se io pulisco qui a caso, vedete che non sto andando a pulire tra dente e gengiva? Vi torna? Invece abbiamo detto che noi abbiamo proprio bisogno di detergere tra dente e gengiva e di disgregare questa pellicola qui. Quindi mettetevi allo specchio ora, in questo momento, con il vostro spazzolino e provate questa posizione. All'inizio vi sembrerà difficile, non ci vedo, non ci arrivo, mi viene da vomitare. No, ce la potete fare. Quindi mi appoggio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vedete che faccio due denti per volta, guardate qui si vede benissimo, appoggio, sono alla base del dente, disgrego,
pochissima forza, anzi nessuna. Mi appoggio sulla superficie, disgrego e asporto dalla gengiva verso il dente e porto via. Provateci, perché questo è il metodo che vi consente proprio di rimuovere la placca tra dente e gengiva e tra dente e dente, ed è fantastico perché è quello più efficace ed è quello che effettua anche una sorta di massaggio gengivale, e quindi per la prevenzione della malattia parodontale è il toccasana in assoluto. Quando arriviamo nella zona anteriore, seguitemi, siamo arrivati fino a qui, fino ai premolari. Ah, giusto, ma lo sapete come si chiamano i denti? Facciamo un riepilogo velocissimo? Allora, questi sono gli incisivi, incisivo centrale, laterale. Gli incisivi hanno questa forma a coltello che servono per incidere, quindi quando noi mangiamo qualcosa dobbiamo immaginare, con i bambini facciamo questo esercizio, immaginare di mangiare per esempio un panino, io addento e taglio con gli incisivi, con i quattro incisivi anteriori, che sono questi qui che hanno questa forma più sottile. Forma sottile, ma nella parte interna hanno una sorta di cucchiaio. Adesso tu che mi stai guardando, prova a sentire la morfologia, la forma dei tuoi denti nella parte interna, e sentirai che sono come dei cucchiai, sono cavi all'interno ed hanno dei solchi che si chiamano solchi palatini, che per l'appunto trattengono placca batterica e quindi devono essere ben puliti. Poi abbiamo i canini, il dente numero 3. Quindi 1, 2, 3, il canino, questo dente qui, il dente numero 3 è il dente che ci consente di strappare il cibo, quindi noi se mangiamo il nostro panino, se immaginassimo di mangiare il nostro panino, addenteremo con gli incisivi e strappiamo con i canini, proprio come fanno i cani, come fanno gli animali. Poi abbiamo i due premolari, perché sono i due denti che precedono i molari, che sono questi dentoni grandi grandi, dove, come abbiamo già detto in un'altra diretta, e mi raccomando tra poco faremo anche la diretta per i bambini, questi dentoni qui sono quelli che nei bambini si cariano prima di tutti, perché sono dei denti che nascono come denti permanenti. Quindi questi molari sono tre, a volte ne abbiamo due, a volte abbiamo il dente del giudizio incluso, oppure non è in arcata, oppure lo abbiamo tolto. Quindi, incisivi centrale, laterale, canino, due premolari, perché sono i due denti che precedono i molari, che sono questi dentoni grandi grandi con questa superficie di masticazione molto ampia. Ebbene, proviamo di nuovo a pulire la parte interna, quindi disgrego, asporto. Disgrego, mi appoggio alla base del dente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Disgrego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 e 3. E via via. Quando arrivo al canino, allora vi invito a fare questo movimento. Prendiamo questo perché quello nero mi fa veramente impressione. Usiamo non tutti, tutti sbagliano, ragazzi, guardate me, tutti sbagliano ed usano il tacco dello spazzolino, cioè questa punta qui. No, no, mettete tutto lo spazzolino dentro la bocca e usate il tacco. Ve lo faccio vedere, cioè la parte terminale dello spazzolino. Ditemi un po' se lo vedete. Vedete bene? Tacco dello spazzolino. Quindi questo, e con questo spazzolino voi fate questo movimento dentro fuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ve lo faccio vedere anche così. Disgregate ed asportate. Quindi dal tacco fate passare tutto lo spazzolino sulla faccia interna a pulire questi solchi palatini che ci sono in parte anche sul canino. Laterale, incisivo laterale e incisivo centrale. Quindi anche su questi denti il movimento è dentro fuori e poi seguo l'inclinazione del dente. Seguo l'inclinazione del dente. Benissimo, ragazzi, io spero. Brava, disgrego, asporto e poi pulisco lo specchio. Esatto. Uno dei piccoli effetti collaterali di questa metodica di spazzolamento è lo specchio che si sporca. Ma che ce frega! Nel senso che se noi comunque riusciamo a pulire benissimo i nostri denti, li abbiamo bianchi, sani, non abbiamo alitosi, non abbiamo macchie, non abbiamo le gengive infiammate, non abbiamo carie, ma è una figata. Quindi vi invito assolutamente a usare questa metodica di spazzolamento.
provate, riguardatevi la diretta e provate come si diceva nel film di Troisi. Benissimo, l'ultima cosa che dobbiamo fare è superfici di masticazione, perché sia che si tratti dell'arcata superiore o dell'arcata inferiore, il concetto è sempre lo stesso. Quindi sempre, se questa fosse l'arcata inferiore, il concetto è lo stesso: disgrego e asporto, ok? Quindi ragazzi, mi raccomando, provate, cercate di imparare questa metodica, che all'inizio può sembrare un po' strana, ma se voi andate a vedere le dirette relative alla malattia parodontale, all'infiammazione gengivale, a tutto quel materiale che vi ho messo a disposizione, vedrete che capirete molto molto meglio il perché, e vi posso assicurare che questa metodica è assolutamente super completa. Quindi assolutamente non fate movimenti verticali, non usate forza, ok? E soprattutto guardatevi allo specchio in modo da capire come siete fatti e come evitare di potervi far male. Benissimo, ci vediamo il prossimo lunedì per la terza parte, dove vi farò vedere anche come utilizzare il filo interdentale, che è il nemico numero uno di tutti. Ci sono tantissime persone che non sono abituate a usarlo, che lo odiano, che ci si annodano perché magari non conoscono la tecnica giusta per poterlo utilizzare e soprattutto per potersi rendere conto di quanto possa davvero essere utile. Quindi ci vediamo la prossima volta, lunedì prossimo, per la terza parte della routine della sera e per imparare veramente a fondo come prenderci cura della nostra bocca. Me lo mandate un cuoricino e un like, e ci vediamo la prossima settimana. Bene ragazzi, vi saluto tantissimo, ciao e grazie di essere stati con me stasera. Siete stati super bravi, super attivi e mi raccomando, alla grande. Un bacino, ciao! Ciao, ciao, ciao!